Dunque, eccoci nella piazza principale, prima di entrare all'interno della nostra abitazione, la piazza dei Rivodutri. Facciamo un piccolo scorcio della piazza e salendo le scalette poi raggiungiamo invece la nostra abitazione. Eccola qui, la vediamo da sotto, la terrazza, la vediamo inquadrata. E qui abbiamo un primo elemento fondamentale, secondo me, di questa struttura, che è questo comodissimo garage. Guardate, anche molto particolare. Che può fungere anche da cantina per poggiare delle bici, per poggiare tutto quello che si ritiene necessario, anche volendo degli sci, perché siamo non molto distanti dalle piste da sci. Facciamo un ultimo scorcio dal basso. Per andare poi salendo questi quattro gradini a visitare invece la nostra casa. In questo momento il palazzetto oggetto di vendita, eccolo qui con una terrazza proprio che si affaccia sulla piazza, e parcheggiando in questi posti auto liberi che troviamo, non a pagamento, intendevo per liberi, possiamo salire queste scalette, eccole qui, e andare a visitare la proprietà in oggetto. Un borgo molto carino, anche ben tenuto, direi. È una casa, come possiamo vedere, con un'ottima esposizione. Vi ripeto, siamo in tarda serata e vediamo il sole proprio che bacia la nostra abitazione. È ottimo anche il panorama, qui abbiamo tutte le montagne che ci circondano, le montagne dei Monti Sabini, si vede anche una bellissima cattedrale. Guardate che bella. Sopra di noi abbiamo il paese di Poggio Bustone, forse molti di voi lo conosceranno già. Qui abbiamo l'ingresso laterale alla nostra casetta, ma prima di entrare mi soffermerei su questo terrazzo prendisole. Bene, andiamo a vedere l'interno. Abbiamo qui un soggiorno con camino. Tutto perfettamente funzionante, riscaldamento, elettricità, abbiamo anche addirittura l'allaccio al metano di città. Qui abbiamo l'angolino cottura. Questo è il terrazzino che abbiamo visitato poc'anzi. Dunque, qui c'è un salone, un doppio salone, ideale anche per una terza camera con bagno. Eccola qui, in questo momento è occupata, diciamo, a mo' di lavatoio. Vediamo, qui c'è uno stendino. Qui abbiamo un bagnetto con la finestrella, tutto perfettamente funzionante. E qui c'è un secondo ingresso. Ecco qui il secondo ingresso, dove possiamo, volendo, anche fare il carico e scarico con la macchina. Vediamo che c'è una via che si può transitare e che praticamente sbuca nei vicoletti del paese. Bene, torniamo all'interno. Vediamo, qui c'è la caldaia perfettamente nuova. Gli impianti, ecco, le esonerame sono nuovi. Sono impianti di riscaldamento, ecco, li vediamo, passano in tutta la casa. Qui c'è un ripostiglio comodo, sicuramente indispensabile in casa, anche se qui gli spazi non mancano, insomma, una bella metratura. Abbiamo visto un salone grande, un tinello, cucina, volendo una terza camera al piano terra con bagno annesso. Andiamo a visitare il piano superiore. Qui abbiamo dei scalini un po' ripidi, ma comunque
scomodi nella sua stanza. Qui c'è anche una finestrella per il riciclo d'aria, si affaccia sempre sul borgo. E qui abbiamo due camere da letto. Ecco qui, questa è la più piccina e qui ne abbiamo una sostanzialmente più grande. Andiamo un attimino ad aprire la finestra, anche perché c'è un bel panorama. Abbiamo gli infissi doppi, infissi in vetro doppio. E qui ci affacciamo sulla piazza di Rivodutri. Sotto abbiamo il bar, ci sono banche, farmacie, una piccola cittadina ben servita. Molto 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 carina. Guardate, qui c'è un'altra, credo questa sia un'altra chiesetta. Bene, abbiamo fatto un giro dell'ultimo piano.